Salamusa, io sono Xanatos e voi siete su Mordent Tech. Prima di iniziare questo video vi ricordo che è ancora attivo il giveaway con Drevo, dove potete vincere una Blade Master Pro o una Blade Master TA. Il vincitore verrà notificato mediante email, in base a quale email ha utilizzato per registrarsi nel giveaway. Tutto molto semplice, trovate il primo link giù in descrizione. Dunque, nei giorni precedenti, se seguite qualche testata giornalistica, blog, subreddit, internet, gruppi Telegram e cose così, avrete probabilmente letto la notizia: Nvidia riporta le schede video nel mercato. Una notizia che certamente molti di noi non si aspettavano e contemporaneamente molti di noi aspettavano. Di sicuro nel tempo recente avrete anche notato che pian piano i prezzi delle schede video stanno andando scendendo, l'hanno già documentato miei colleghi come Prophecy Tech, e appunto c'è un rinnovamento delle scorte sul mercato. Nel mio canale Telegram, solo questo mese, solo a maggio, dovrei aver fatto vendere circa 30-35 schede video, dalle 1050 Ti fino alle 1080 Ti. Ah, è una cosa, io dico TI perché effettivamente sto dicendo 1050 Ti. E esattamente come non dico HDMI o HDMI, che è una cosa veramente abominevole, io dico 1080 Ti e 1080 o 1050 Ti, 1070 Ti, insomma, questo genere di cose, perché Ti mi suona esattamente come HDMI, cioè brutto. Continuando con il discorso, appunto, Nvidia nei giorni precedenti ha fatto un po' di immagini, ovviamente falsissime, di scorte di schede video Nvidia, tanto per dimostrare comunque che nel mercato ne arriveranno parecchie e arriveranno appunto in grande dose. Ovviamente Nvidia come schede video può produrre soltanto le Founders, che sono delle schede video che non vi consiglio per la fascia alta in quanto hanno dei seri problemi di dissipazione, VRM non troppo eccelsi, insomma, sono letteralmente la cosa più base che possiate comprare per quanto riguarda appunto questo ambito. Io vi spingerò sempre verso l'acquisto di una custom qualsiasi, perché comunque una monoventola con quella tipologia di corpo come le Founders le rendono, diciamo, appetibili in termini di prezzo, perché comunque rimangono più basse rispetto alle ultime che ho citato, però contemporaneamente non sono le migliori per quanto riguarda questo ambito, e una 1080 Founders scalda parecchio e soprattutto è più adatta ad un contesto in cui magari viene raffreddata singolarmente con un dissipatore extra o altre soluzioni. Parliamo un po' del mercato. Che cosa è cambiato nel recente periodo, da quando da gennaio feci quel video dove dicevo che le schede video erano nuovamente andate? La situazione è diventata nuovamente, diciamo, un po' più stabile. Di recente ho messo delle 580 a 283 euro, delle 1050 Ti a 135, delle 1060 comunque sotto i 250 euro per le 3 giga e sotto i 300-290 per le 6 giga. Il mercato si sta pian piano rinnovando e aprendo ai nuovi gamers. La possibilità di fare una configurazione low budget con una 1060 restando sotto i 900 euro è una cosa sempre più reale e si avvicina sempre di più anche verso gli 800. 850, se magari vogliamo anche inserire un SSD decente che appunto accompagni la nostra avventura da PC gamer, e soprattutto appunto si possono ottenere delle prestazioni nettamente superiori a quelle delle console, finalmente a, diciamo, un divario inferiore, perché comunque le console iniziano a offrire quel 4K risicato 1440p decente, 1080p buono per quanto riguarda l'ambito della PS4 Pro e della Xbox One X. Quindi diciamo che tornare in un affare concorrenziale per quanto riguarda il mercato delle schede video e anche delle RAM, qualora il cartello poi vada a finire, se non sapete di cosa stia parlando, c'è un video qua sulla sinistra, appunto può rinnovare il mercato e portarci in qualcosa che ci aiuti nella realizzazione delle stesse, perché comunque a me vengono chieste circa 30-35 configurazioni al mese e capite che avere dei prezzi altissimi come 1100 euro per delle 1080 Ti può risultare molto molto controproducente nel momento in cui mi chiedono una configurazione da 2000 euro e io non posso dargli appunto una 1080 Ti senza tagliare su altre componenti che con una configurazione del genere dovrebbero essere più che adeguate, come per esempio un i7 o un Ryzen 7 32 GB di RAM, cose così, SSD più che buono, 500 GB, un NVMe o cose del genere, insomma. E per quanto riguarda il mercato, ci stiamo muovendo? Sì. Però che cosa vuol dire questa situazione? Una piccola analisi personale. O Nvidia aveva da parte una grossa quantità di schede video e adesso le sta rilasciando, approfittando degli, diciamo, gli ultimi spasmi del mercato, e quindi guadagnare il più possibile dagli stock che ha già disponibili, oppure Nvidia si è rimessa a produrre. Da un lato abbiamo, diciamo, quella che io considererei una manovra di mercato sì intelligente, ma comunque contraria a quello dei consumatori e che appunto danneggia l'immagine dell'azienda verde nei confronti dei consumatori stessi, perché comunque se ci hanno tenuto da parte degli stock, un po' come i signori della DRAM, video sulla sinistra,
hanno tenuto da parte le DRAM per aumentare il prezzo di mercato creando un cartello, effettivamente la cosa potrebbe risultare un po' antipatica, diciamo, un po' tanto antipatica. Ma voglio essere, diciamo, positivo, ottimista, e appunto voglio pensare che Nvidia si sia messa a produrre nuove schede video, però contemporaneamente anche qui c'è un lato negativo, a mio dire. Perché vuol dire che Nvidia è impegnata nella produzione ancora delle schede 1000, e benché io abbia il, diciamo, triggerato pensiero un po' complottista che la serie 1100/2000 sia pronta da tempo e in realtà non la vogliano rilasciare semplicemente perché non c'è concorrenza di mercato per quanto riguarda AMD, effettivamente mi fa pensare che non usciranno tanto presto la serie 2000-1100 e tutte le schede video annesse a questa serie, pian piano il rilascio delle schede più alte e più basse. E quindi praticamente questo potrebbe essere un messaggio non indifferente che ci fa dire: questo non lo vedrete prima di presto. Ed è forse l'ennesima conferma. Quindi da una parte o abbiamo Nvidia molto cattiva che fa appunto i propri interessi in termini di azienda, oppure abbiamo Nvidia molto concorrenziale che non rilascia schede in quanto non ha concorrenza sul mercato. E infine, ragazzi miei, diciamo che sono piuttosto soddisfatto, perché comunque stanno uscendo componenti che permettono configurazioni low budget, come per esempio i TG5 di Sharkoon, che stanno bene con una buona parte delle configurazioni sotto i 1000 euro, ma anche sopra, offrendo quelle 4 ventole comunque economiche ma comunque presenti. E in generale diciamo che il mercato si sta muovendo in maniera soddisfacente. Se devo dirlo, mi ritengo soddisfatto da come sta andando, sperando ovviamente che questo sia una fase di miglioramento e non la fase definitiva, nel senso che speriamo un giorno di rivedere le 1066 giga sui 250 euro, nel senso un prezzo accessibile a tutti, e di poter tornare a fare anche configurazioni che sfondino la concorrenza di mercato di PS4 Pro, Xbox One X, Switch non la dico perché comunque sono piattaforme differenti in termini di prodotto e offerta di giochi. Per quanto riguarda questo video, mi sembra avervi detto tutto. Vi ricordo il giveaway con Drevo, e lunedì, se riesco con le tempistiche, arriva un video veramente molto figo su un servizio che sto provando in questi giorni e che mi convince particolarmente. Attivate la campana, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, entrate anche nel canale, nel gruppo Telegram, dove ogni tanto metto un po' di queste novità o comunque le migliori offerte della piazza per quanto riguarda l'hardware su Amazon, e noi ci vediamo in un prossimo video. Voi siete stati su More Than Tech, Salanusa.